Carissimi amici, sono contento di potermi collegare con voi attraverso questo audio. Come vedete, mi trovo vicino al quadro della Madonna della Divina Provvidenza che si trova nel mio ufficio. Un quadro prezioso dove vediamo che la Vergine nutre il bambino Gesù. Lo nutre del suo latte, così come poi, diventato più grande, lo ha nutrito preparandogli da mangiare, vestendolo, accudendolo, come ogni mamma fa con i suoi figli. E quindi guardando questo quadro tante volte mi sono domandato, ma di che tipo di nutrimento avrà avuto bisogno Gesù, oltre a quello che ha alimentato il suo corpo? E senz'altro la Vergine gli ha dato anche il nutrimento della vicinanza, il nutrimento del coraggio nei momenti in cui anche lui si è sentito solo, il nutrimento del discernimento per aiutarlo a comprendere il disegno del Padre su di lui che è il nostro Dio e il nostro Salvatore. In questo momento di pandemia anche noi abbiamo bisogno di ricevere il nutrimento dalla Vergine Santa. Non sto parlando ovviamente del suo latte, ma sto parlando di quel latte spirituale che è la fiducia nella Divina Provvidenza, che è il coraggio anche in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo. La Vergine Santa dunque ci dà anche il latte della fortezza e il latte del discernimento. Cosa fare, come meglio fare in questi giorni. Carissimi amici, mi rivolgo a tutta la grande famiglia della nostra provincia, ma in modo particolare agli operatori sanitari che stanno lavorando in modo quasi ossessivo in questi giorni per cercare di far fronte al coronavirus che ormai è entrato, si può dire, in quasi tutte le nostre case. Si dice, ascoltando la televisione, che un tempo c'era tanta fiducia verso i medici e verso gli infermieri, oggi invece vengono scambiati come se fossero loro gli untori. Ecco, io vi posso rassicurare che invece da parte mia, da parte del Consiglio, vi è la più grande fiducia e la più grande riconoscenza nei vostri confronti. Quindi una forma di nutrimento e di latte è proprio la nostra gratitudine e insieme anche la nostra preghiera che non dimentichiamo mai di rivolgere al Signore tutti i giorni per voi, per i nostri ospiti, particolarmente per quelli ammalati. Quindi nella grande famiglia della nostra provincia sentiamo in un modo particolare la Madonna della Divina Provvidenza come nostra patrona, non soltanto perché è la patrona della congregazione, ma proprio anche della nostra provincia. La sentiamo vicina sempre, ma particolarmente in questo momento. Preghiamo vicendevolmente gli uni per gli altri, sempre con questo atteggiamento di gratitudine e di cura reciproca. Voi sapete che il tema pastorale di quest'anno è proprio quello della cura e voi la esercitate con una vicinanza particolare alle persone sofferenti, ma tutti noi ci sentiamo vicini gli uni agli altri e quindi ci curiamo con il ricordo, con l'affetto, con la preghiera. E in questo momento particolarmente difficile chiedo una preghiera anche per il Consiglio Provinciale, una preghiera anche per me, perché il Signore mi aiuti a non scoraggiarmi in questi giorni in cui ovviamente le preoccupazioni e le sofferenze sono tante. A tutti quindi auguro una bella festa della Madonna della Divina Provvidenza e insieme quindi a lei e insieme ad Orione vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.